Vediamo, vediamo se Fusco è un fusto. Chi lo sa? Chi lo sa per me? Pronto? Sì, pronto? Pronto? Sì, parlo con Fusco? Fusco? Sì, pronto? Sì, chi è? Pochino più forte! Sì, pochino più forte! Parlo con... vorrei parlare con Fusco! Vuoi parlare con Fusco? Sì! Chi è? Chi sei? Io sono Gioia! La Troia! Eccolo! Grazie! Pronto? Pronto, Fusco? Chi è lei? Oh, ciao Fusco, sono chi? Gioia! Chi? Gioia, la Troia! Come stai? Fusco? Ma chi è che parla, scusi? Fusco, posso parlare più piano? Perché la signora mi ha detto di parlare forte, mi senti adesso? Sì. Senti, sono Gioia del telefono sexy. Chi? Sono Gioia del telefono erotico, sexy. Ciao, caro. Chi? Come? Caro, caro a me. Fusco non si può permettere di dirmi caro con un nome così. A me caro, ha detto caro o cara? Insomma. C'ha una voce che oggi. C'ha una voce un po'. E allora, in pratica, anche Gioia mi viene un po'. O troppo stridula o troppo. Sono Gioia del telefono erotico. Vediamo. Ho richiamato Fusco perché Fusco ha una voce. Pronto? Sì, ma questa è sempre la Fusca. Signora Fusca? Chi è che parla? Chi è che parla? Mi passa Fusco? Come? Mi Fusca passo? Mi passa Fusco, sono Fin Fun Fanfo. Ma mi dica lei chi è? L'ho detto ora, signora, sono Fin Fun Fanfo. Io. Allora gli passo lui. Brava! No, vede. No, senta, io non ho capito chi è, abbia pazienza. Ma non sono quella di prima. Ah, non è quella di prima. Non sono quella di prima, anzi non so nemmeno chi abbia telefonato prima. Come faccio a saperlo? Non lo so. Ecco. Ho capito. Mi passi Fusco. Sono un suo amico. Non è quello di prima, ha detto che questa è un'altra persona. Ecco. Che vuole parlare con te. Pronto. Oh Fusco. Oh. Ciao, come stai? Chi è? Come sono? Mi riconosci? No. La tua moglie mi prendeva per una telefonata prima, e ne so io. Oh, ti ricordi di me, Fusco? Ma se mi dice il nome. Non ti dico il nome perché non ti ricordi la voce, Mi sembra quello di Firenze, il dottore. Il dottore? Prova a dire il nome? Come si chiama Dia? Come si chiamava il dottore? Come si chiama il dottore? Dottor? Non ci si ricorda. Vabbè, sono io, lo stesso. No, insomma, mi dica chi è. Cardini. Cardini, no? Ah, sì. Dica, sa. Qui un sacco di telefonate, siamo imbriacati. Perché? Cosa è successo? Franco. Franco? Chi è? Che è successo? Ha fatto un'operazione. E com'è andato? All'intestino. Ai. E lei, Fusco, come va? Fusco, lei come va? Vuole parlare con Franco? No, Franco, lasciamolo stare, ha fatto l'operazione. Sì. No, parliamo noi. Mi scusi, che sa, sì. Io rispondo, ma perché mi... Dai, telefonate, bisogna mettersi qui a sedere e ascoltarle tutte. Sì, ma è la cosa migliore. Senta, Fusco, senta una cosa, Fusco. Dica. Lei come sta? Io sto ottimamente. Ha avuto nessuno... Un raffreddorino. Un raffreddorino, attenzione perché c'è in giro qualcosa, un virus, c'è un virus. Lo so che c'è un virus, sì. E qui è Grosseto, sì. È tutto pieno. È tutto pieno. Senta, già che ci siamo, no? Tanto gli faccio una visitina per telefono. Tossisca, mi faccia sentire come tossisce. Ancora? Ancora? Ecco, ora respiri forte. Forte. Ecco. Lo dica 33. 33, no, 33 senza beh. 33. Ecco, no, sta bene Fusco. Sto bene? Sta bene, solamente fumi poco, fumi meno. No, l'ho diminuito. Ha diminuito? Quasi per questi giorni ho smesso. Bravo. Senta dottore, ma io lo voglio vedere. Perché? Perché devono...
almeno se penso che sia quello che dico io, gli voglio tanto bene. A chi? A, a quello che mi sta davanti. Cioè a me? Sì! Come no? Come mai? E perché sono falso? No, certo, Fusco. No. Lo so, è per questo che telefono, perché mi sta a cuore la salute di tutti quanti. Beh, perché io so che lei è una persona molto per bene. Ma... eh? Domandi? È vero, no, non c'ho bisogno di domandare, la conosco bene. Se sono troppi, mi rompono, sai, così detti. Ma che cosa le fanno? Che cosa? Le cosa mi chiamano tutti i momenti. E cosa le dicono? Di Franco. No, di Franco, ma anche telefonate qualche scherzo, qualche cosa? No, no. Ah, meno male. Lo scherzo me l'hanno fatto prima. Ah, che hanno fatto? Che gli hanno fatto? Di gioia. Gioia? Dico, vattene a pigliare nel culo di tu, ma... Hai detto così? No. Bravo. No, mica. A me non mi risulta. Io... sì? Lo sa che io ho fatto il poliziotto, no? Certo, ma si può prima... per scherzare con il fuoco, Ma io sto accorato di Franco. Quella è una cosa che sa. Purtroppo... Venga a trovarmi, eh? Sì, vengo, faccio una visita. Sì, tutti me l'ha proibito, me l'ha promesso tante volte e non è mai venuto. Ma c'ho anche io tante cose da fare, sa? Sì. C'ho il lavoro, c'ho tante persone che hanno bisogno di me qua a Firenze. Ma io piaceri. Tanto. Io. La saluto, sì, la ringrazio. Ecco, mi faccia solamente un'ultima volta un po' di tosse, mi faccia sentire. No, sto bene. Sì, insomma, mica tanto, perché sento un po' di catarro, è vero? Ma l'ho passate nere. Ha passate nere, ma ora va meglio? Sì, sono contento. Ecco, mi faccia uno sputo nella cornetta. Ecco, perfetto, con questo possiamo concludere, sta benissimo. Arrivederci, Fusco. Allora quando penso... mi chiama quando viene? Prima la chiamo e poi vengo. Sì. Ecco. Speriamo che prima venga e poi la chiamo. Sono qui? Dov'è? Sono su al potere. Ah, al potere? No, pensavo peggio, no? Ma al potere, sì. Sì. Certo, no? Tanto ce l'ha il numero, no? C'ho tutto. Lei lavora ancora al potere, è ancora valido, vero? Ma no. No, quanto potere? Quanti anni c'ha ora lei, Fusco? 85, ma che scherziamo, davvero. È un uomo ancora molto valido, complimenti. Grazie. Complimenti. Sia sempre il potere lavora forte ora. Ecco, bravo. Lavorano forte. Molto ma bene. Ora c'è stata questa disgrazia. Questa sorvoliamo su questa, non rattristiamoci, Fusco. Ecco, allora. Mi saluti tanto anche Franco, Sì, tante buone cose. Ecco, tante buone cose a lei. Arrivederci. Come sputa bene, ma è bravo, Fusco, è bravo uomo, bravissimo uomo, hai sentito? Gioviale. Poi ha detto... Se non c'è il soldazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto un... Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...